A questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare la deputata Pia Elda Locatelli. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Collegare il rischio di diffusione del virus Ebola all'aumento dei flussi migratori è una menzogna che va categoricamente smentita. In primo luogo con i fatti. Da quando si è diffusa l'epidemia ci sono stati solo casi sporadici di contagio in Occidente, pochi negli Stati Uniti, un paio in Spagna. Nessuno degli infettati era un migrante, bensì tutti operatori sanitari o volontari che avevano avuto un contatto diretto con i malati, senza, crediamo, rispettare il protocollo previsto per evitare il contagio. Inoltre, contrariamente a quanto si sottende in alcune mozioni presentate, il virus dell'Ebola non viene trasmesso per via aerea, ma solo con un contatto diretto attraverso i fluidi corporei, come muco, sangue, salive e così via. Ebola poi si può prendere solo da persone che hanno già i sintomi della malattia. Prima il virus non è presente nei fluidi perché non ha ancora colonizzato con altre concentrazioni l'organismo. Basterebbero queste semplici informazioni per comprendere che l'equazione Ebola uguale migrante non regge. A questo si aggiunge il controllo medico, efficiente e capillare, del quale sono stata testimone nel corso della missione che abbiamo effettuato come intergruppo migrazione sulla nave San Giusto, effettuato sulle nostre navi che raccolgono i migranti prima che questi raggiungano le coste italiane. Un controllo che non riguarda solo Ebola, ma anche tutte le altre malattie trasmissibili e non. Un esempio recente si è avuto durante l'operazione Mare Nostrum con un caso sospetto di vaiolo che per fortuna si è dimostrato essere solo varicella. E basterebbe questo per giustificare, a nostro parere, a parere dei socialisti, il mantenimento dell'operazione Mare Nostrum. Detto questo, l'epidemia c'è e anche se i protocolli di sicurezza e di quarantena sono drastici in Europa e in Nord America, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ridimensionato il rischio di una diffusione del virus in Occidente, l'Europa non può continuare a procedere in ordine sparso. Francia e Gran Bretagna hanno messo in atto i controlli sanitari negli aeroporti, ma è necessaria la messa a punto di un dispositivo coordinato. Ancora una volta l'Europa è insufficiente, ancora una volta chiediamo più Europa. Per concludere, i socialisti voteranno a favore della mozione unitaria della maggioranza e aspettano la disponibilità ai cambiamenti suggeriti dal governo,